Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Sono dell'idea che parlare di calcio non sia facile per un cazzo, perché non avete idea delle cazzate che si possono dire. Già non è facile parlare tra amici, dove se dici una cavolata comunque magari può anche venire dimenticata. Altra cosa è farlo in video, dove tutto è registrato e documentato. Quindi magari se dici una boiata, tra un anno la vanno a vedere, la tirano fuori e si ricorderanno di quella. Qualcuno mi ricordi perché lo sto facendo, in effetti. È un po' come quando il portiere fa una cappella, no? Quando fa la paratona magari la gente se la dimentica in fretta. Quando sbaglia e fa veramente una paperona, si dirà sempre: eh sì, quel portiere che aveva fatto quella papera in quella partita. Non si dirà mai: ah, quella parata super strepitosa. Si ricorderà sempre il negativo. L'ho detto anche più volte, parlare di calcio è difficile perché non si riesce a essere obiettivi. Se comunque tifa una squadra, se preferisce una formazione rispetto a un'altra, quindi è difficile andare poi a pesare due cose, il cuore o comunque la ragione. Complicatissimo. E poi siamo ipocriti perché spesso riusciamo a contraddirci anche se pensiamo cose completamente diverse. Quagliarella nazionale, per esempio, che cosa ne pensate? È un messaggio che ultimamente sta andando di moda. Tante persone ci credono, tante persone sponsorizzano questa idea. Secondo me è una cazzata pazzesca, ma allo stesso tempo è qualcosa di geniale. Fabio sta segnando come Cristiano Ronaldo, più di Cristiano Ronaldo, più frequentemente di Cristiano Ronaldo, in una squadra più debole di quella di Cristiano Ronaldo. Insomma, Quagliarella sta facendo una stagione strepitosa. E in nazionale sì, abbiamo dei problemi nel reparto offensivo perché non riusciamo a fare gol, quindi 2 più 2 fa 4, quindi Quagliarella ok, ci sta in nazionale. Però poi vado a pensare, diciamo, spasti ai giovani, è ora di fare giocare quelli che se lo meritano, quindi Ken, quindi Cutrone, sono loro il futuro nazionale. Immobile e Belotti sono già giocatori affermati che dovrebbero far spazio alle nuove leve, e poi vogliamo Quagliarella nazionale. Allora non capisco. Quindi sono sì pro a Quagliarella nazionale, perché comunque è un giocatore che se lo merita, e una soddisfazione incredibile dare a un giocatore di questa età questa soddisfazione. Ma poi penso che abbiamo dei giocatori che se lo meriterebbero per il futuro, o comunque per iniziare a formarli, perché non possiamo contare su Quagliarella ai prossimi mondiali, per l'amor del Signore, certo, me lo auguro, però Fabio, dubito fortemente che tu possa arrivare in forma anche al 2020. Ovviamente parlavo degli europei del 2020, perché i mondiali sono nel 2022. E allora vedete quanto siamo ipocriti, vogliamo i giovani e poi vogliamo i vecchi, vogliamo i giovani e poi vogliamo i vecchi. A volte vogliamo tutte e due insieme, non riusciamo a mettere d'accordo la nostra mente. Se non ci riusciamo noi, figuriamoci il commissario tecnico. C'è da diventare pazzi a fare il CT, c'è da diventare pazzi a fare l'allenatore, c'è da diventare pazzi a lavorare nel mondo del calcio, c'è da essere pazzi a parlare di calcio su internet dopo che hai dichiarato apertamente la tua fede di tifoso. Quindi sì, voglio Quagliarella nazionale, quindi no, non voglio Quagliarella nazionale, quindi sì, voglio parlare di calcio su internet, quindi no, meglio non parlare di calcio su internet.